Buonasera cari non telespettatori e Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisalia del Keeper di questo lercio canale e continuiamo a proseguire le nostre avventure su Silent Hill 2 Remake. Non ricordo neanche dove mi ero fermato in realtà. Dovrei fare un attimo di mente locale. Mamma mia, ah, mi devo alzare. Ok, mi ero fermato alla Silent Hill Historical Society, l'ho sempre chiamata così in inglese. Allora, vediamo cosa c'è. Questi sono danni, eh. Little Baron sembra in realtà una sorta di versione vagamente più piccola del Titanic. Foto strana. 17. Un pianoforte che non piana, ovviamente. La signora della luce. Troppi quadri. Qui si sta di mezzo un enigma. Questo è uno dei buchi dove dovrò andare avanti io, molto probabilmente. Perché ho come l'impressione che continuerà ad andare avanti finché io non provo a tornare indietro. Ah no, è finita, è finita. Prigioniero numero C221. Quindi dalla Silent Hill Historical Society siamo arrivati, dovremmo già essere arrivati alla prigione in teoria. Si parla di prigionieri, quindi presumo che. Buonasera Gnacci, benvenuto. Buon arrivé. Con il mio francese molto maccheron, che succede? Chi è? Che rompe le palle. Ah sì? Allora vediamo di farti gli auguri in diretta allora. Un culo mi ha distrutto. Mi ha vomitato addosso tutta la cena. Presumibilmente la carbonara con la panna. Oppure la pizza con l'ananas. Morte per infilzamento. Banchetto rosso e bianco per gli dèi. Eh sì, qua un pochino sì. Qua parecchio scuro. Campo di prigionia di Toluca. Voi lo vedete ancora più scuro perché io sono in modalità HDR che me lo schiarisce un po' sulla mia TV. Però sì, voi lo vedete ancora più scuro. Che già è scuro di suo, quindi. Sì, è salta. Te l'ho detto di saltare, eh. Muovi.
Ok. Visto che comunque essenzialmente a sto gioco tutto ha un significato, e questo salto nel vuoto probabilmente significherà qualcosa. Cioè, non me ne sorprenderei, insomma. Minchia se non si vede una ceppa, questo è un altro modo da rompere però. Qui sono i muri da rompere, sono di più. Addirittura 3. Ah, ho capito. Alcuni muri sono farlocchi, nel senso li sfondi ma non c'è niente. Solo in uno puoi passare, che è questo. Chiave con scrittura spirale. Chiave con scrittura spirale. Aie. Me lo ricordo sto pezzo che si riempie di insetti. Qua bisogna ogni volta provare il codice. Io a sto punto li provo tutti, qualcuno uscirà fuori. Cazzo. Ah, ce l'ho fatta! Via, 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 fuori, 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 fuori! È una chiave che serve per il perterra. Ma che tipo di sacco? Cioè, di un sacco di patate, un sacco di juta, un sacco della spazzatura, non so, di... Sii più precisa. Ok, dovrei essere arrivato. Un sacco dove mi ci infilo e mi butto nella spazzatura. Possibilmente no, altrimenti rimango senza mod. Qua siamo arrivati alla prigione. Sì, sicuramente. No big deal. Sta. Just put the gun to their head. Hi, James. What happened here? Who was that? I don't know. It just came at me. Grazie, Angelo, molto gentile. Non ti preoccupare, resta quanto puoi, non ti preoccupare. You shot him. Yeah. Yeah, that's right. He made me do it. Okay, calm down, Eddie. Any idea why he would do that? I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah, I mean, the way he looked at me, I just had to do it. He looked at you? I thought you said he came at you. Yeah, I mean, I could see it in his eyes. His eyes. Sì, gli facciamo tutti gli auguri in diretta, ovviamente. I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't just kill someone because the way they looked at you. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I? Well, anyway,
Dove non si sa, ma è meglio che vada. You're gonna go out there and blow? Yeah. Vedo te. Il mondo dei sogni è uno dei mondi più belli che c'è. Allora, vediamo cosa c'è qui. Probabilmente perché voleva che lo vedesse. È probabile che fosse per quello. Ah, sono le cartucce per la carabina. Che è questa, ma è chiusa a chiave, ovviamente. Non l'hanno ancora trovato, dato che aveva la chiave dell'armadietto, supponiamo che uno dei detenuti l'abbia presa. La recensione... quando lo finisco? Intanto lo devo finire, sennò non la posso recensire. Poi un paio di giorni e cerco di fare la recensione. Prendi quella di riserva dal controllo dei testimoni e tieni il fucile al sicuro prima che lo prenda qualche malintenzionato. Vabbè, qua ci serve la chiave. Ecco la mappa della prigione. Prigione di Toluca. Ho anche le prigioni. In realtà dovrebbe essere il contrario, cioè loro vedono essenzialmente la luce. Cioè loro sono essenzialmente attirati dalla luce. Quindi per vedere dovrebbero vedere. Cioè quantomeno la luce sicuramente la vedono. Cos'era quell'affare? Dovrò avere cella per cella. Ecco qua, già posso passare sotto. Prendevo, porca puttana. Oddio, tutti i finali, aiuto. Dipende, se li volete vedere posso anche fare qualche run in più per vedere i diversi finali una volta che me li sarò imparati. Cioè comunque una volta che so come si fanno. Se lo volete lo porto, certo. Devo ancora... finiamo prima questo. Purtroppo il tempo è quello che è, quindi...
Beh, potrei, visto, ti sto dando del lavoro, sì, esatto, però sto chiedendo se lo volete, lo porto. Che devo essere sicuro che comunque lo vogliate, non è che poi porto qualcosa che va a noia. Anche il DLC di Alan Wake si può portare. Vediamo cosa c'è di qua. È un peso. Dio! Me ne sono scordato. Che miseria, me ne sono dimenticato. I prigionieri non provano rimorso, anzi non si sentono affatto dei criminali, persino i più sempliciotti cercano di nascondersi dallo sguardo del Signore con quelle poche parole che conoscono. Sono ripetutamente da peccatori, quali sono, perché per quanto ripugnante discorso possa essere la propria esistenza, la natura umana rimane tale. Che non so bene dove altro andare. No, beh, io penso che stiamo perdendo tempo qua, secondo me. Ah, ma ci sono i simboli sulla. Cazzo, non l'avevo visti. Ci sono i simboli sulla cosa. Ci sono i simboli delle porte sulla bilancia. Chi cazzo li aveva visti? Sembrerebbe una sedia a rotelle, una sedia elettrica quella. Madonna, questo quanto è veloce. Non lo riesco qua a prendere. Ho capito, se non ti vedo, Affanculo un po'. Rieccoti.
Ah, nessun problema, Eli, tranquillo, tanto non ti sei persa nulla. A parte io che prendo un sacco di schiaffi da... Devi puntare il ginocchio. Beh, in teoria ha senso, io devo puntare le articolazioni così non si muovono più. Beh, di Silent Hill no, non ne sarei ancora in grado. Vaffanculo. Ma fai un culo, tutti quanti, mi avete ammazzato 3 volte. È tutto per cercare di scappare. In ogni stanza c'è qualcosa, quindi ti obbliga proprio a fermarti. Ma guarda che macello. No, vabbè, raga, però così è troppo, dai, cazzo, eh. Ma in un gioco del genere non ci puoi mettere tutta sta gente, no? Ma è assurdo. Ma è infattibile così. Sì, pure le infermiere. Sì, ma voi siete matti, oh, ma voi siete matti! Dice culo che io non so dove devo andare, quindi devo vedere posto per posto. Chiave dell'armeria. Dove sono? Ah, ok.
La carabina è vecchia come il cucco. L'ho preso pure io però. Anculo. Fatto un po' a culo questo, però. Quando loro vanno a prendere male, loro dicono di avere. Quando sia l'altro non può prendere, ma io non posso avere, il direttore dovrebbe prendere, no, non dovrebbe avere né prendere di nuovo. Io, vabbè. Qualcuno forse si è fregato qualcosa in questo, da questo buchino, oppure ce l'ha messo. Adesso aspettami andarlo a riprendere chissà dove. Ne sta un altro, mo chissà dove, eccolo, altri due. Ma ce ne sta un altro, mamma, prima che riesco a rivederlo. Beh, 10 mica tanto. Chiave del blocco D. Chiave del blocco D quale sarebbe? Blocco C, blocco D è quello.
Vediamo se riesco ad arrivarci tutto intero alla porta del blocco D. Vediamo prima che riesco a trovare la porta giusta. Allora è probabile che il blocco per arrivare al blocco D e questo è il blocco D è quello, quindi significa che la porta probabilmente non l'ho ancora nemmeno toccata, la porta che devo aprire. Era questa infatti. Chiave appuntita. È un peccato che tu non l'abbia trovato. Non conosci questo posto meglio di me e taglio ormai, vado a fare una passeggiata. A scassinare le serrature. Quale serratura potrei cucinare fuori? Allora, in teoria posso aprire sia la porta che sta davanti a me o la C6 oppure quella, oppure la C4. No, questa non serve a prescindere. Immaginavo che fosse qua. Non c'è un interruttore che funziona bene dentro sta prigione? O sono tutti farlocchi? Una bottiglietta appesa a... lasciata lì sul cesso io non la prenderei, però vabbè.
Che cazzo ci fanno le infermiere nella prigione? Poi qualcuno me lo spiega. Dove sono? Nello spogliatoio. Reparto docce che è enorme, direi. Ah, ci siamo. Un altro peso, ahie. Deve essere la placca della seduttrice quella. Ah, il tasto deve stare precisamente sopra l'interruttore, altrimenti non si apre. Allora, abbiamo aperto il cinghiale adesso, quindi davanti già la gente urla. Sì, che detto così sembra che l'abbiamo cucinato. Non si capisce quando è che... Ah, oh, e che è? Donna, questi... Direi più ragù. Foto segreta. Sono venuto qua solo per una foto segreta? Almeno qualche munizione c'è. Abbiamo aperto la scorciatoia per il magazzino. Sezione A. Siamo nella sezione, letteralmente nella sezione cinghiale. Che possa, bien corto, deve essere, beh, non proprio, ci manca ancora. Siamo a buon punto, ma ci manca ancora.
Manca sicuramente il labirinto e l'albergo principalmente, quindi in realtà sì, non manca tanto, però dipende pure da come lo hanno rifatto. Queste pure che sono sezioni che hanno ultra mega allungato. Chi è stato? O cosa è stato? Vedi che però lui guarda qualcosa qua. Ah, vedi, c'era qualcosa. Cazzo, non si vedeva. Qui serve una chiave. Raccogli ciò che hai seminato. Io continuo a chiedermi che ci fanno le infermiere nella prigione, però vabbè. Magari sono io che sono un gran pignolo. Sì, ma non queste infermiere però. Letteralmente buttate a caso. Un'altra rimembranza. Questo era un puzzle che dovevi fare nella prigione del gioco originale, quindi presumo che qui non lo dovremo fare, qua faremo una cosa diversa. Sì, beh, non so se si chiamano effettivamente rimembranze, ma io le chiamo così. Schiatta, mamma mia, che sia acciaio! Che miseria, eh! Chiave del piano superiore. Chiave con una serratura piuttosto curiosa.
Non, meglio non chiedersi in che modo si intrattengono. Allora. Questa è una shortcut. Aiuto, te possina maite! Maledetto cornuto! Anculo! Maledetti manichini! C'era Holly! No, non, niente di che. Forse un paio, ma proprio a tirarle stiracchiate. Io vi giuro sull'anima, l'ho fatto completamente a caso. Ho premuto i tasti completamente a caso. Io non so che cosa ho fatto. Cioè, che cosa ho scritto? Non lo so. Non... Ho scritto due parole, poi ho fatto due tasti perché pensavo di cancellare e mi ha risolto l'enigma. Cioè, che cosa ho combinato? Non lo so nemmeno io. Se me lo chiedete, non vi so rispondere. Dovrebbe essere quella della colomba senza... La prima. La prima è l'unica che non abbiamo aperto. Chi è? Questo è uno che mi sta trollando. Quindi quella è la porta che ci mancava, il cinghiale, il serpente, la colomba. Serpente, no, no, è il serpente, no, è la colomba. Oddio, niente, mo ho messo l'incognito. Che cazzo di porta ho appena aperto io adesso? Credo la colomba. Eccoti Ellie. In teoria... No, qui ci sono entrato già. No, invece è proprio questa. Sì, la colomba senza ali. Oh, mamma mia. Che succede? Dove mi trovo? Nel seminterrato. Che per essere un seminterrato è decisamente troppo grande. Non sembra esserci nulla di rilevante. Lì c'è qualcosa, mi sembra che ci sia un peso. Però in teoria i pesi sono finiti, a meno che non ce n'è un altro e non lo sa. Io ho schivato apposta perché ti ho visto, ma tu non schivi, Esatto, ma è fino per quello che ho visto fino a mo', cioè veramente sono i più forti, cioè sono quelli che mi stanno dando più fastidio sinceramente, cioè, anche peggio delle infermiere. Allora qua c'è una scala a buffo, però direi prima di finire di esplorare la stanza, perché comunque è grande e ci mancano ancora delle porte da aprire. Quindi prima di salire vediamo che cosa c'è nelle altre stanze. Sì, c'è qualcosa ovviamente. Oh niente, questi devono per forza, eh. Mamma mia, quanto sono fastidiosi sti cosi, oh.
Fa ancora tutte e due, eh. C'è ancora, vedi che c'era qualcosa ancora qua. Quindi immagino che noi dobbiamo andare proprio alla F6, dove c'è questo famoso detenuto. Ecco, giustamente si è chiusa la porta. Che sta succedendo? Il soffitto sta crollando. E ora dobbiamo ritrovare la stanza di prima dove c'era la scala. Solo che io le porte le ho aperte tutte, quindi a cosa... Oh! Si è fatta leggermente più luce. Fatto. Leva per esecuzioni. E dove andrebbe usata la nostra leva? Immagino qui. Oh mamma mia. Devo collegare i cosi. Capirai, qua ci vorrà un'ora per capire qual è. Ad alti ho rubato oro e argento. C'è il settimo comandamento, eppure non mi pento delle mie azioni perché avevo le mie ragioni. Ho partito in gran fretta senza lasciare traccia della mia rotta, sempre fedele al mio credo, tutto è bene quel che possiedo. Ovviamente questa non può essere. L'ho rapita, presa con me mentre era assopita. Ho urlato una lotta con la sua madre. Sono partito in gran fretta senza lasciare traccia della mia rotta.
Ok, questa è sicuramente giusta. A lungo aspettato il tempo giusto, probabilmente di nato l'uomo è apparso, ma non ho visto nessuno. In teoria l'uomo dovrebbe essere questo. Quindi anche questo è giusto. Ah, basta, ho finito. Ma che cosa ho risolto? Cioè, nel senso... Allora, l'ho fatti tutti giusti perché non me li fa più modificare. Solo che non capisco che cosa ho fatto. Oddio, no, devo tirare pure le corde, ma mo che ne so. A parte che questo enigma delle corde comunque è troppo presto. Dovrebbe essere qui.